Buongiorno web amici, benvenuti a un altro video da calendario. Dopo aver fatto i due video delle MG, non potevo non farla dell'MG4, anche perché in tanti mi avete chiesto questa vettura. Finalmente ce l'ho sotto mano e andiamo a vedere i pregi e i difetti di questa auto low cost. Cominciamo a dire che parliamo di un mezzo full electric, segmento C, adatto per tutti, ma soprattutto per i giovani, secondo me, perché è una macchina dai giovani veramente spettacolare, e poi andiamo a vedere nei dettagli. Ci sono tre tipi di rivestimenti: standard, comfort e luxury. Versione standard con pacco batterie 51 kWh e la comfort e la luxury da 64 kWh. Questa versione che state vedendo adesso è la versione luxury. Lunghezza 4287 mm, segmento C come vi dicevo prima, e l'antagonista della Volkswagen ID3. La caratterizza da questo muso, come vedete, molto particolare, la punta con questi fari e con questo lucidino veramente bello, mi piace molto. Telecamera, come vedete, anteriore, di arrivare ad assicurare la sicurezza. Particolare anche la parte posteriore, come potete vedere ha questo alettone diviso in due parti, perché in mezzo abbiamo lo stop e oltretutto, vedete, è anche buttato per far passare l'aria. Oltre a questo ha una linea, vedete come a zig zag, particolare, faro completamente quasi unito, tranne qua che si vede per il marchio MG. Dopodiché, quando facciamo questo zig zag, andiamo a vedere la parte sotto, dove questo estrattore la rende un po' più sportiva e viene integrato anche il retronebbia. Devo dire che colpisce veramente parecchio questa linea particolare. Prima di farvi vedere cosa c'è sotto questo cofano qua, ve l'ho acceso per farvi vedere l'illuminazione molto particolare, molto bella, mentre questi qua pensavo fossero quelli, ma in realtà sono le frecce. Come vedete, è la precisione, veramente bella idea. Apriamo il cofano e andiamo a vedere cosa c'è sotto questo cofano. Prendo il cofano, devo dire che è molto, veramente molto pesante. Pensavo fosse più leggero, in realtà è veramente molto pesante. Ecco qua, all'interno troviamo il climatizzatore, i vari liquidi per raffreddamento, e non troviamo nient'altro perché il motore è posteriore, quindi questa auto è a trazione posteriore. Parte posteriore, oltre alla retrocamera, possiamo aprire il bagagliaio, non è elettroattuato, quindi lo dovremmo tirare su a mano. Pesantino anche questo, non tantissimo, ma pesantino anche lui. Lo spazio che vedete a disposizione non è pochissimo. Sedili abbattibili 60-40, abbiamo uno doppio fondo, non c'è tantissimo, però quel poco ci può bastare per mettere il cavo di ricarica della colonnina, quello in alternata, il Menekes. Abbiamo anche due tasche laterali e una luce per l'illuminazione del bagagliaio a LED sul lato sinistro. Tiriamo giù e andiamo avanti. Parte posteriore, devo dire, molto comoda. Mi sono già seduto prima, come potete vedere spazio ce n'è abbondanza. Io sono 1,70 m, non sono altissimo, devo dire che sia qua la testa spazio ne ha, e anche qua le gambe. Poi voglio farvi vedere qualcosa all'interno, ovviamente vi faccio una panoramica per vedere l'interno, perché ci sono alcune cose particolari che ho trovato veramente molto carine. Lato guida, abbiamo lo sportello della ricarica, basterà schiacciare per aprirlo. Come vedete abbiamo i due attacchi, la Menekes tipo 2 per l'alternata e la DC, in la Fast DC. E come vedete c'è solo un tappo per la DC, vedete c'è anche scritto, non so il perché potevano metterli o tutti e due oppure non metterli, non ho capito questa scelta. Come potete vedere abbiamo quattro strisce LED, ognuno indica il 25% di carica da batteria, dove noi possiamo vederlo
aprendo qua lo sportellino senza aprire nell'app dedicata oppure accendendo la macchina. Ovviamente il 25 tra virgolette è fittizio, nel senso che se in questo caso la macchina è il 60% non riusciamo a capirlo qua perché vediamo tutta la barra illuminata. Andiamo a parlare della ricarica. Ricarica modello standard con batteria da 51 kWh in alternata, quindi Menekes tipo 2, carica solo a 6,6 kWh, un po' pochino, anche se in casa effettivamente può andare bene, però quando andiamo fuori un po' pochino. Cambia se invece carichiamo in fast con la DC, siamo a 117 kWh, ok, che va già meglio, mentre la versione comfort e la luxury in alternata con la Menekes tipo 2 passiamo a 11 kWh, mentre nella fast, quindi la DC corrente continua, passiamo a 135 kWh, che per il pacco batterie che è da 64 kW non è male. Chiudiamo il tappino e chiudiamo lo sportellino. Guardiamola all'interno, come vedete, volante due razze con questo motivo particolare, questa pronuncia che c'è qua. Devo dire tutto sommato carino, mi piace questo nero lucido, anche se purtroppo vedete si sporca veramente molto subito perché il nero ha questo difetto qua. Un monitor piccolino avanti, ma ha un po' tutto, quindi riusciamo a vedere quello che ci serve, mentre il display più grande lo vediamo qua centrale, dove come vedete ci sono veramente un sacco di impostazioni. Se poi volete un infotainment completo del sistema ve lo faccio, perché sennò qua ci perdiamo veramente un sacco di tempo. Comunque Android Auto, come vedete qua CarPlay, 360 gradi delle telecamere, ha veramente un sacco di cose, vedete Apple CarPlay e Android Auto. Molto carino questo che fa vedere il tempo anche settimanale, mi è piaciuto molto. Ha dei comandi, come vedete, anche fisici, quindi qua andiamo sempre nella home page principale, gli sbrinamenti anteriore e posteriore, le quattro frecce d'emergenza e il più o meno del volume. Possiamo anche cambiare nel volante, come vedete in questo caso davanti là, vi faccio vedere più vicino il display là, possiamo cambiare varie impostazioni. In questo caso possiamo vedere anche la pressione delle gomme, la batteria 12 volt dei servizi, possiamo avere anche il navigatore riportato in quella parte lì, da quella parte lì, e andiamo a vedere anche i comandi delle levette, come vedete li trovo anche carini, un po' cicciottelli, abbastanza comodi. Vedete qua che abbiamo le bocchette dell'aria regolabili in questo modo, questa piccola console dove c'è inserito il freno a mano elettrico, la rotellina per il parcheggio, la retromarcia e la marcia avanti, dopo vi farò poi vedere mentre viaggio, questo tappetino wireless, quindi ricarica il nostro cellulare. Sotto abbiamo il portabicchieri, carini perché ha queste linguette dove il bicchiere sta veramente fermo. Abbiamo due porte USB, la C e la classica USB standard, e abbiamo anche, vedete, l'attacco per l'accendisigari. Poi abbiamo questo bracciolo dove si apre e possiamo metterci ancora qualche cosina. Specchietto posteriore, come vedete, automatico per evitare gli abbagliamenti, e abbiamo anche il porta occhiali. Se andiamo, tiriamo giù l'aletta parasole, come vedete, tutti e due hanno lo specchio, ma non sono muniti di luce, almeno non mi pare che abbiano la luce. Altra cosa da farvi vedere, abbiamo l'apertura della parte anteriore, specchietti regolabili e abbattibili e regolazione del fascio luminoso, regolazione del volante in altezza, e sulla porta vedete che ha i comandi dei quattro vetri e quella dell'apertura e chiusura delle porte. Sedili elettrici regolabili, non hanno nessun profilo, quindi ognuno di noi che salirà ovviamente dovrà regolarseli a proprio piacimento.